Enigma, liberi di poter scoprire. Buonasera a tutti e benvenuti al terzo episodio di questa seconda stagione, edizione estiva di Enigma, liberi di poter scoprire. Vi ricordo subito come potete commentare la trasmissione questa sera, commentare l'episodio attraverso Facebook, YouTube e Google Plus cercando Enigma, liberi di poter scoprire. Ovviamente ci trovate su Twitter e potete anche scriverci alla nostra mail radioenigma2013@gmail.com. È ora di cominciare subito, anche perché in occasione del caldo, delle vacanze, bisogna fare attenzione a una truffa molto diffusa, quella dei chilometri scalati delle nostre auto. Se pensate, in questo periodo di comprarne una, soprattutto usata, fate attenzione a quello che ci sta per raccontare Fabrizia Faletti. Vai con filo conduttore. Sapete che il 40%, se non più, delle auto usate è in realtà stato ringiovanito? La truffa delle auto usate è una pratica illegale e un problema allarmante che permette ancora a molti venditori di auto di vendere delle auto spacciandole come nuove, mentre in realtà queste vetture hanno il contachilometri taroccato. Questo soprattutto a danno di ignari clienti che vanno ad acquistare una vettura pensando che è nuova e non hanno soltanto, non vengono soltanto lese nella loro parte economica, questo anche per quanto riguarda a danno di tutto il mercato dell'automobile, ma il reale danno è quello che poi può avvenire in seguito, soprattutto riguardo la sicurezza di quelle stesse persone che comprano quella vettura, vettura che è stata sopravvalutata soprattutto nella sicurezza. Ecco perché la Federazione Italiana dell'Automobile, la FIA, chiede all'Europa di mettere a fuoco il problema, di circoscriverlo e soprattutto di regolamentarlo, un po' come è accaduto in Belgio, dove in merito a questo problema si è creato un sistema del cosiddetto car pass. Secondo la FIA, appunto la Federazione Italiana dell'Automobile, semplicemente per scalare i chilometri basterebbe appunto questo strumento informatico che è facilmente acquistabile su internet a prezzi anche abbastanza abbordabili. Ovviamente ci sono diversi modelli, dai più semplici a quelli più complicati, però già solo con un budget di 150-200 euro ci si può accedere. E questo ovviamente a danno del cliente che acquista l'automobile e pensando di andare in vacanza con quell'automobile, automobile che pensa sia nuova ma in realtà è già quasi alla frutta. Serve una pena più severa per un reato penale e il metodo, la regolamentazione per sopperire a questo problema esisterebbe già, però manca quella che è una regolamentazione per quanto riguarda la privacy degli automobilisti. Per arginare le frodi, il Belgio ha adottato un sistema chiamato CarPass.
Questo car pass in che cosa consiste? È una certificazione che viene rilasciata alle auto che vogliono essere rivendute e dopo ovviamente degli appurati controlli tecnici. In Belgio questo metodo pare funzionare e alla fine ha un costo relativamente abbordabile, più o meno si aggira intorno ai 7 o 10 euro. Meno della visura di una targa che qualsiasi automobilista può richiedere presso un qualsiasi punto ACI in Italia. E perché allora, se si può sapere vita, morte, miracoli di una targa, non si può anche sapere vita, morte, miracoli dei chilometri di una macchina? In merito a questo, secondo la Federazione Italiana dell'Automobile, bisognerebbe adottare quindi uno storico dei chilometri di ogni singolo veicolo e in modo che ad ogni revisione e non solo, ad ogni cambio gomme, ad ogni modifica della carrozzeria, uno può avere accesso, può sapere e può registrare il chilometraggio di quest'ultima. Ci troviamo a Pasta, una frazione di Rivalta di Torino, alla Car Chilometri Reali, casualmente oserei dire, di una persona particolare che si è particolarmente interessata a questo problema. Ci troviamo con Alfredo Bellucci, autore del libro Non prendermi per il chilometro, la grande truffa delle auto usate. Alfredo, come iniziamo chiedendoti come ti è nata questa idea, da che cosa è partita? Ciao Fabrizia, sì, diciamo che anni fa ho iniziato a fare il lavoro del venditore di auto nei concessionari di auto e poi una dozzina circa di anni fa ho iniziato a vendere in proprio e quindi a fare il commerciante di autoveicoli usati. Con l'esperienza quindi di diversi anni ho realizzato con più volte che il mercato delle auto usate sostanzialmente è inquinato dalla cattiva abitudine di andare a scalare i chilometri agli autoveicoli, appunto. Tutto ciò si traduce per noi venditori di auto diciamo onesti, quindi trasparenti, che vogliono semplicemente comprare un veicolo per poi rivenderlo e guadagnarci qualcosa. Si traduce appunto in una concorrenza sleale. Per chi compra un veicolo usato, invece di essere un'opportunità, quindi quella di risparmiare, di comprare un veicolo perché lo stesso magari nuovo, quindi di 3 anni fa, 3 anni prima, costava una cifra non raggiungibile, 3 anni dopo con un po' di chilometri sicuramente è molto più facile acquistarlo. Il problema è che si pensa magari di comprare un affare, l'affare della vita, e invece poi può essere a volte la truffa della vita. Il mercato per quanto riguarda l'Italia, ecco, diciamo, com'è posizionata l'Italia all'interno di questo mercato truffaldino? Sicuramente, come in parecchie altre attività più o meno legali, siamo ai primi posti. E non è però, cioè non dobbiamo pensare di essere gli unici. Quando si parla di truffe fa parte insomma, dell'umanità essere un po' truffaldini, genio della truffa piuttosto che prova a prendermi, grandi film o La Stangata sono film che ci insegnano un po' come funziona il mondo. Per quanto riguarda il settore delle auto, in Italia siamo particolarmente bravi, esperti nel creare la scena giusta, quella che poi al cliente interessa e purtroppo far cadere molte volte i clienti nella truffa. Sul fatto che siamo primi, secondi o terzi a livello europeo poco conta a mio avviso, si tratta semplicemente di una truffa che dovrebbe essere sconfitta a livello europeo, ma come tale è penso un'utopia pensare di poterla sconfiggere una volta per tutte. Si può indubbiamente arginare, attraverso la consapevolezza, l'informazione si può combattere ed arginare. Pensare di vincerla credo che sia un'utopia. Ecco, questo principalmente è l'obiettivo che vuoi raggiungere attraverso appunto il tuo libro, quello di Non prendermi per il chilometro, in cui illustri quindi un metodo, un approccio soprattutto psicologico, da quanto ho capito, anche delle persone nell'andare a riconoscere appunto una truffa piuttosto che no.
Sì, quindi i metodi per essere sicuri di aver fatto un acquisto trasparente e vero, autentico, potrebbero essere tantissimi. Un mix di tutti questi metodi, compresi quelli psicologici, possono essere un metodo di fatto per acquistare un veicolo con un alto grado di sicurezza, che i chilometri siano quelli indicati sul contachilometri. Mi viene da pensare che quando io stesso vado a comprare un veicolo usato, magari particolare perché vorrei tenermelo e non rivenderlo, o una moto, o un frigorifero, una stufa, una lavatrice, qualsiasi oggetto, se faccio così, penso a quel momento, cioè la fase dell'acquisto, è difficile non pensare all'emotività. Quindi tu vai a comprare un veicolo, la componente emotiva è fortissima, perché quel veicolo ti porterà a spasso per un po' di anni e quindi ti deve piacere, oltre a rappresentare, a darti un grado di sicurezza elevato. E proprio il fatto che ci piaccia e che eventualmente siamo ben predisposti a comprarlo, probabilmente in quella fase abbassiamo un po' le difese e sicuramente diventiamo una preda facile per chi vuole, come dire, alimentare proprio quell'aspetto, cioè l'aspetto emotivo. Forse la cosa migliore, che mi rendo conto essere difficile, è quella di avere comunque una traccia ben chiara che noi diamo con il libro, dove se non si ottengono un tot di risposte, probabilmente quell'alto grado di sicurezza non ce l'abbiamo. Poi ovviamente uno può scegliere comunque di comprare anche il veicolo senza avere quelle risposte, poi ovviamente rischierà lui. Però il senso è essere indubbiamente molto, molto diffidenti. Mi piace tantissimo la macchina, però ho avuto soltanto 5 risposte a 10 domande, magari evito di comprarla. Ringrazio allora Alfredo Bellucci e vi consiglio altamente la lettura di Non prendermi per il chilometro, il suo libro sulla truffa delle auto usate, e io soprattutto vi ricordo che non dobbiamo sapere tutto per usare il nostro discernimento. Benvenuti nel mio studio. Questa è la vetrina e questa è la porta che si apre su quello che sarà per voi un percorso fatto verso la vostra interiorità. Attraverso strumenti quali gemme, tarocchi, carte, astrosofia, la mia sensitività e con l'aiuto degli angeli mi impegno a cambiare la vita in meglio. Prenderò per mano la vostra esistenza e vi aiuterò in amore, le coppie in crisi, per la solitudine, con i figli, per tutte le questioni affettive, l'elaborazione dell'abbandono, del lutto, nel perdono, i punti deboli e i punti di forza del business o negli studi. Sono in via Conte di Roccavione 54C, il numero di telefono è 011 21 35 49. Vi aspetto! Benvenuto nel tuo mondo tutto flu. Da Effetto Flu puoi trovare tantissimi gadget per personalizzare la tua vita ed i tuoi ricordi. Dal cuscino, alla tazza, al mousepad. Effetto Flu, sul mercato da ben 6 anni, ti accoglierà in ogni periodo dell'anno con un'efficienza e una cortesia in un negozio multiservizio dove non solo troverai la comodità e la rapidità, ma anche la qualità che oggi si cerca con estrema attenzione. Ci trovi in via Livorno 38A a Torino, a pochissimi passi dall'Ipercoop Parco d'Ora di via Livorno, angolo via Treviso. Effetto Flu, ora puoi! Ben ritornati in studio, è ora di proseguire con l'appuntamento dedicato al paranormale. Infatti Massimo Cestaro questa settimana ci racconterà, o meglio ci porterà in una città molto particolare, che più che paranormale ha un aspetto molto curioso. Vediamo perché, vi lascio con Paranormal Activity. Thank you.
benvenuti a un nuovo appuntamento di Paranormal Activity. Con la nostra troupe siamo arrivati a una nuova tappa del nostro percorso in una città marina, Livorno. Terza città in grandezza dopo Firenze e Pisa che ci accoglierà cercando di farci scoprire e capire un pochino quali sono i misteri e le leggende che questa città può offrirci. Livorno è una cittadina di 160.000 abitanti ed è stata un po' l'apripista delle multiculture, poiché ha avuto sempre una lungimiranza nel suo passato nell'ospitare culture e popoli di tutto il mondo. Ma ora ci spostiamo in un'altra location che si trova esattamente sul lungomare, la terrazza Mascagni, prima denominata terrazza Ciano, e parleremo ancora un pochino per scoprire meglio di cosa stiamo parlando. Bene, Livorno già ai nostri occhi si presenta come una città multietnica. Già nella sua storia, nel suo passato, questa città è diventata multiculturale perché comunque ha aperto le sue frontiere, essendo comunque un porto di mare. E sostanzialmente Livorno quindi si presenta come una varietà immensa di culture, chiese e culti. Ma di questo ne parleremo fra poco. La città di Livorno rende la sua fama a uno dei monumenti più importanti della religione, quale il santuario di Montenero. La città di Livorno però ha origini molto misteriose, non è possibile datarle. Secondo recenti studi, intorno al 1020 questa città prende il nome di Livorna. Infatti questa città ha antichi ritrovamenti di Etruschi e Romani, ma non è databile proprio la sua origine e formazione. Successivamente questa città parte da una piccola caletta sul mare, dove appunto si erige un piccolo porto. Da questo parte appunto poi il nome di Livorno, in cui viene eretta successivamente la prima fortezza che la difenderà dagli attacchi esterni del nemico, da parte del mare, aerei oppure da parte di terra. Le vicissitudini di Livorno sono variegate, partono da una famiglia principale che è quella dei Visconti di Milano, per poi passare a una famiglia genovese, per poi arrivare alla famiglia finale con l'acquisto di 100.000 fiorini, che è la famiglia dei Medici. Questa famiglia poi ha avuto la possibilità di estendere le costruzioni di questa città con una nuova fortezza, dando appunto la costruzione al famoso architetto Buonatalenti. Questo architetto poi appunto ha creato successivamente altre costruzioni per ingrandire e abbellire la città. La città di Livorno ha avuto successivamente varie conquiste, infatti ha avuto moltissime influenze culturali da tutte le parti del mondo. Ma da cosa deriva questa influenza culturale? Da un editto voluto appunto dai Medici, perché questa città stava morendo, stava decadendo, e per attirare le persone a costruire e rendere le proprie attività importanti in questo luogo e quindi rendere un porto fiorente e attrattivo verso l'esterno del mondo, è stato fatto un editto particolare, le leggi fiorentine, che particolarmente chiedevano a tutti i mercanti di tutto il mondo di venire in questo luogo, avendo appunto delle restrizioni particolari, delle agevolazioni, in modo tale che fossero agevolate a portare le loro attività in questa città. Infatti dopo queste leggi particolari la città si riempì e fiorì e divenne quello che è oggi. Le leggi livornine crearono culti e popolazioni le più svariate, dal culto ebraico, olandesi, inglesi, francesi,
Prussi, questa varietà di culture che permisero appunto lo sviluppo del culto stesso di queste popolazioni e delle loro usanze, e poi anche primo cimitero a cattolico protestante d'Italia. Infatti ogni cultura aveva la sua chiesa, aveva il suo cimitero e quindi poteva tranquillamente gestire in autonomia la propria cultura e persino la propria lingua, perché si adattavano una con l'altra per creando appunto eventuali dialetti, come quell'ebraico che veniva chiamato Bagitto. Livorno si sviluppa e cresce e crea vari monumenti di interesse. Per esempio, con l'invasione napoleonica viene costruito l'acquedotto, poi c'è il Duomo in centro città, e poi per ovviamente simboleggiare la capacità del padrone dei Medici, Ferdinando I, e la sua grande importanza che aveva dato alla città e quindi alla creazione di sviluppo del porto e del commercio, venne creato la scultura che vedete alle mie spalle. Scultura interamente in marmo bianco, fatta in due momenti differenti. Questa scultura viene chiamata scultura dei quattro mori, ma in realtà deve essere chiamata scultura di Ferdinando I. I quattro mori furono aggiunti successivamente e come vedete dalle immagini potete notare l'aspetto fiero sotto quattro pirati in catene saraceni che vengono appunto controllati dopo il passaggio dei Medici alla famiglia successiva, che era la Lucana, che non ostacolò comunque lo sviluppo della città. Non piaceva molto il significato di sottomissione che questa statua dava, e quindi poi ha dato il senso di gestione della virtù sopra il vizio, ma poi ovviamente col passare del tempo è ritornato al suo significato principale. Queste sculture rappresentano la fisicità e la possenza che queste persone potevano avere in quel periodo. Infatti lo stesso scultore che è andato a disegnare gli schizzi per poi realizzare queste sculture andò direttamente alle carceri per prendere anatomicamente le parti più precise possibili per realizzare più fedelmente del popolo che doveva appunto andare a raffigurare. Continua il nostro percorso qui sulla terrazza Mascagni, una terrazza panoramica di 8.500 metri quadri che ospita una lunga passeggiata sul lungomare. Abbiamo l'occasione di intervistare delle Livornesi Doc, un gruppo di amiche che hanno accettato di rilasciarci qualche curiosità in merito a questo luogo. Abbiamo Letizia, Sara, Daniela e Monica che ci fanno appunto compagnia. Dunque Letizia, mi stavi raccontando che in questo posto particolarmente c'è un evento un po' particolare. Sì, tutti gli anni a giugno viene svolto il Palio Marinaro, è una gara remiera che vede molti rioni della città e che fanno una gara, e viene svolto in tre fasi. La prima volta viene fatto l'Alesiatori, la seconda volta la Coppa Barontini e la terza volta il Palio Marinaro. E viene svolta fuori dalla terrazza Mascagni. Quindi tutta la città che si riunisce, mi dicevi 10 rioni che appunto gareggiano, giusto? Sì, sì, gareggiano e fanno molto tifo per queste squadre. Bene, sapevo anche che c'è un bagno qua vicino che ha una curiosità un po' particolare, anche questa. Sì, e qua vicino c'è lo scoglio dove la regina Margherita andava a bagnarsi, a rinfrescarsi durante l'estate, e a lei piaceva molto e stava sempre qua. E quindi hanno dedicato questo bagno a lei? Sì, hanno dedicato questo bagno a lei. Bene, io vi ringrazio per queste curiosità e intanto il viaggio in Livorno continua.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break, sooner or later, you're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. Siamo giunti ai Fossi Reali. Il nostro percorso continua grazie a questa imbarcazione che ci permetterà di vedere una Livorno un po' insolita, ovviamente una Livorno sotterranea, anche un po' acquatica. Livorno è, diciamo, circondata da una fortezza che vedete qui alle nostre spalle e grazie al nostro conducente Luca. Possiamo dire che nel 1557 la costruzione di questi Fossi Reali è cominciata per volere dei Medici e Federico I. Questo poi è continuato per circa un decennio e questo fossato giungeva da Porto per avere comunque le consegne delle merci attraverso dei luoghi particolari dette cantine. Ora stiamo entrando in un voltone, come abbiamo detto un pochino prima di iniziare questo viaggio, vero Luca? Certo. Allora, siamo sotto la Piazza della Repubblica, che è chiamato il Voltone. Una volta erano situati negozi che ci si accedeva praticamente dalle case soprastanti alla piazza. Allora, questo percorso dei Fossi Reali era atto a difendere le mura della fortezza in origine. Poi ovviamente la città si è estesa e quindi poi ha superato questo confine e quindi si è sviluppata. Questo percorso di questi Fossi Reali, che, di quanto dura più o meno il percorso? Diciamo che il giro dei fossi dura circa 15-20 minuti, che girano tutta la città, diciamo, storica di Livorno. Allora, in questo percorso possiamo anche notare dei palazzi che ovviamente danno un aspetto signorile e nobile a questo canale sostanzialmente. Ci sono vari palazzi come il Palazzo delle Aquile Nere per esempio, oppure ci sono vari ponti che comunque permettono di dare un fascino come il Lungarini, Fiorentini, che danno un effetto appunto nobiliare alla zona. Stiamo uscendo dal Voltone, che è situato sotto la Piazza della Repubblica, e ci stiamo immettendo nel fosso chiamato Scali degli Olandesi. Perfetto. Possiamo notare anche nel lungo percorso che ci porterà a navigare intorno della Fortezza Vecchia anche altri palazzi come Palazzo Regio e Palazzo Squilloni. Possiamo anche notare che in questo momento i fossi non hanno più la funzione che avevano in passato, ormai appunto è dedicata alla navigazione delle persone autorizzate o appunto anche per livello turistico. Allora, ora siamo arrivati a un altro punto del nostro percorso. Innanzitutto siamo arrivati al punto famoso della storia di Modigliani. Cosa ci indica questo punto? Questo punto, questa zona, ci indica lo scherzo che è stato fatto tantissimi anni fa da tre livornesi che ricostruirono queste teste di Modigliani, cioè fu scoperto che le avevano ricostruite e varie persone dell'ambiente che... ora non mi viene in mente il nome, critici d'arte, praticamente credevano che fossero vere, invece loro poi dimostrarono che queste teste, proprio col video, che le ricostruirono loro e le buttarono giù più o meno in questa zona, vicino all'ingresso del vecchio mercato centrale di Livorno. Mercato centrale che è ancora attivo, se non sbaglio. Attivo, e vedendo un pochino più avanti abbiamo la porta da dove veniva rifornito via mare, con i vecchi battelli. Ora attualmente non viene più, diciamo, usata questa porta, solo in eccezionali casi che magari non so se portano un qualcosa dal mare, ma è difficile. E sulla nostra destra c'è la porta del mercato centrale, come si vede c'è l'insegna al di sopra, da qua. Invece qui sulla nostra sinistra troviamo? Sulla nostra sinistra, vedendo, c'è un ponteggio in allestimento perché è in ristrutturazione, la vecchia chiesa degli Olandesi. Tanto è vero che dal prossimo ponte davanti a noi diventeranno... qui ci siamo già sugli scali degli Olandesi. Ora la stanno ristrutturando, è stata abbandonata per anni. Fortunatamente stanno riprendendo in mano, diciamo, una cosa storica.
della città. Oltre al mercato delle Vettovaglie, il mercato che ci ha detto appunto Luca, c'è anche una scuola molto importante che è la scuola Benci. Ora ci stiamo dirigendo al fulcro della città, il centro se non sbaglio, giusto? Sì, stiamo accedendo al centro della città. Davanti a noi abbiamo la piazza Cavour, dove abbiamo anche il monumento. Passato questo ponte ci dirigeremo sugli scali d'Azelio. Qui sulla nostra destra abbiamo uno dei più grandi circoli nautici di Livorno, che è il circolo della pesca. Come vedete ci sono tantissimi natanti, che Livorno è caratterizzata, diciamo, da questo hobby, di queste barche che possiamo dire arrivano anche a 2000 imbarcazioni, sì, secondo le fonti ufficiali, e anche oltre. E più avanti vedremo, ci sono dei natanti un pochino più grandi. So che qua spesso viene la Queen Mary. Sì, la Queen Mary. Più avanti, andando più avanti, uscendo diciamo dal canale dei Fossi, ora ci metteremo davanti all'ingresso del porto, dove tantissime navi da crociera in questi ultimi anni fanno tragitto. È diventata una meta preferita. È diventata un pochino una meta preferita, diciamo. Ci sono anche, oltre a me che porto i nostri amici, vari battelli che fanno fare il giro turistico dei Fossi a questi, diciamo, al turismo che viene con le navi da crociera. Ricordiamo, Livorno sta cercando di riqualificare questi fossi, che ovviamente sono un patrimonio storico e culturale italiano, cercando appunto anche di rivalutare questi canali e risolvendo anche qualche piccola magagnetta, come il depuratore che purtroppo è presente in questi canali, che stanno cercando appunto di spostare in modo tale da poter abbellire, impreziosire, soprattutto per cercare di evitare il danneggiamento delle pareti lapidee, che con l'ondeggiamento delle onde si sta danneggiando e purtroppo è ancora deve essere restaurato, un po' come capita a Venezia sostanzialmente. Uscendo adesso da questo ponte entriamo un pochino in uno spazio un po' più ampio, vero Luca? Davanti a noi una volta c'era il vecchio cantiere nautico di Livorno, dove ci venivano costruite le navi. Tanto è vero, proprio dritti a noi, accanto alle nuove case, sulla destra delle nuove case, lì venivano costruite e varate le navi, diciamo, da commercio. Ora invece, diciamo, nel tempo hanno tolto questo cantiere e hanno costruito fabbricati, diciamo, a uso uffici. Ci sono riqualificato un po'. Riqualificato dei centri commerciali. E sulla nostra destra passeremo sotto quel ponte, che era un ponte movibile che serviva proprio dopo il varo della nave. La nave usciva da lì, si metteva al centro del porto. Davanti a noi inizieremo a vedere degli yacht, perché una persona molto importante al posto del vecchio cantiere diciamo ha comprato e ha iniziato a costruire yacht. E sempre davanti a noi inizieremo a vedere l'ingresso del porto di Livorno, dove ci sono ormeggiate delle navi da trasporto merci. E se abbiamo la fortuna potremmo forse trovare navi da crociera, che in questo momento chiaramente non si vedono. Lasciamoci alle spalle questo grande mare d'acqua per ritornare un pochino al nostro punto d'origine, quindi la fortezza vecchia, quindi ritornare a navigare un po' più lentamente nei canali normali. Certamente, questo è l'ingresso, diciamo, dei canali che costeggeranno la parte vecchia di Livorno, che è chiamata la Venezia. Qui sulla nostra sinistra abbiamo la fortezza vecchia, dove si vedono ancora, dove ci sono le grate, quegli ingressi che dal mare si poteva accedere, diciamo, a questa fortezza, e diciamo è la parte vecchia di Livorno. Venezia, che comunque è stata definita così appunto perché è circolata dalle acque, anche perché è l'unico quartiere che è rimasto intatto da tutti i bombardamenti, conserva tutti dei monumenti storici ancora inalterati e quindi custoditi nel tempo. Vediamo che la fortezza, ci sono degli schianti, diciamo, ricostruiti, risistemati,
proprio dovuti agli assestamenti, ai bombardamenti. Fortunatamente nella parte, ora girando a sinistra dietro la fortezza, potremo vedere proprio il degrado di questi schianti, che ci sono ancora più grossi. Il nostro percorso è terminato, ringraziamo Luca che ci ha fatto un po' da cicerone in merito a quello che poteva sapere ovviamente su questo percorso acquatico. Noi continuiamo il nostro percorso e ci spostiamo in un'altra zona. Nel periodo fascista ascende un personaggio politico molto importante, un ammiraglio di nome Costanzo Ciano. Questo è uno dei personaggi molto importanti che a Livorno suscitano molto interesse, poiché questo personaggio, di cui la morte è sconosciuta, pare che il suo spirito appunto stia in questi scali, dove appunto ferma i passanti, sussurra delle parole e intima a fermarsi. Ovviamente, insomma, la tradizione è quello che ci tramanda, sono appunto queste leggende, ma pare che il Ghost Hunter, grazie a una segnalazione di uno sportivo molto rinomato, sia riuscita a captare le frasi e aver appunto identificato al 100% che qui esiste veramente la sua presenza. Culturale, storico, molto affascinante di Livorno. Come vedete alle mie spalle, abbiamo scelto come ultima location le terme ormai abbandonate, ma comunque che sono state un punto attrattivo molto interessante della città di Livorno. Abbiamo scelto appunto questa location per parlarvi dei misteri che avvolgono un po' la città di Livorno, ovvero i fantasmi. Partiamo da una città vicino a Livorno, Piombino, dove c'è la fortezza, che è una torre abbandonata che durante la guerra è stata utilizzata e sfruttata enormemente. Quindi varie testimonianze ci portano a parlare di urla, pianti, rumori sinistri. Arrivando però alla città di Livorno, andando all'ex sanatorio oppure in due vie particolari come può essere via Pacinotti e via del Testaio, ci sono altri strani fenomeni che ovviamente, sempre dopo aver raccolto delle testimonianze, ci parlano di urla, rumori sinistri, rumore di orologi, ticchetti e anche pianti. Prima di lasciarvi ai saluti finali, vogliamo ringraziare Professione Video che ci ha concesso l'utilizzo delle fantastiche riprese aeree di Livorno che sono andate in onda in tutto il servizio. Ora vi lasciamo ai saluti finali. Il viaggio di Paranormal Activity è giunto al termine. Vogliamo ringraziare la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Pisa, Livorno e Massa Carrara, la Capitaneria di Porto e la Film Commission, che ci hanno permesso di poter realizzare le riprese all'interno della Fortezza Vecchia. Enigma continua. Ben ritornati in studio, è ora di dare la parola a Storie di Vita. Questa sera racconteremo, o meglio andremo a incontrare i presidenti della sede regionale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Vediamo il servizio. Bene, ascoltatori di Enigma, come vi dicevo poco fa, siamo arrivati nella sede principale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Siamo in via Villarbasse 41 e siamo proprio con i presidenti, quindi Giuseppe e Concetta Santagada. Innanzitutto grazie di aver accettato la nostra intervista. È il 21 ottobre 2002, che cosa accade? Così facciamo capire agli ascoltatori a casa, per chi non vi conoscesse, che cosa succede questo giorno importante? Prima di iniziare, grazie a voi di essere venuti, non tanto per il fatto in sé, ma anche perché continuate a tenere accesi i riflettori su quello che io considero un cancro della società. Lei ha dato una data che per me la considero la fine della vita, perché questo è...
è quello che accade. E ero tranquillo, eravamo felici, avevamo un figlio meraviglioso, le cose sembravano andassero tutte bene, poi arriva una telefonata maledetta. Io ero... Come si chiamava suo figlio? Come si chiama? Perché comunque continuano a esserci, che se ne dica. Si chiama Alessandro, e all'epoca aveva 29 anni. Secondo me, a me piace pensare che abbia sempre 29 anni, no? Che gli anni giusti non passino, però ne sono passati 12. E è successo forse una delle cose più tragiche, più tristi che possa capitare. Ha avuto la sfortuna, rientrando dal lavoro, di incrociare a un incrocio una betoniera guidata da un giovane sconsiderato di 20 anni senza patente che si divertiva a fare lo Schumacher. Viaggiava a 100 all'ora con questa betoniera. L'ha preso in pieno e ci si può immaginare il risultato qual è stato. Ha resistito 5 giorni in ospedale, io penso abbia resistito solo per noi, perché non so se fosse morto subito, quale sarebbe stata la nostra reazione in quel momento. E dopo 5 giorni è mancato. Diciamo che... È cambiato tutto da un momento all'altro, così? Per noi, almeno per me, la vita si è chiusa. E secondo me non se ne apriva neppure più un'altra. È crollato tutto. Affetti, sogni, speranze, aspettative, traguardi, tutto, completamente cancellato, non esisteva più nulla. L'unica cosa che ancora manteneva in piedi era la mia compagna, la mamma di Alessandro, che è qui con noi, tra l'altro, mi scusi, Concetta, ti do del tu, che cosa è cambiato nella vostra vita? Beh, è cambiato tutto, è cambiato il modo di vivere, anche il modo di pensare, anche se forse certe cose erano già presenti, però in effetti rivedi tutto, rivaluti tutto da un altro punto di vista e devi ricostruire tutto. Io per tanto tempo, forse ancora adesso, ho sempre detto, è passato un altro giorno, mi sono alzata, è arrivata la fine, è passato un altro giorno. E poi è come se fossi alla finestra a guardare. Cercando di sperare di arrivare. No, a vedere il mondo, perché io non ne faccio più parte. Cioè non sento quella vita che fanno gli altri. Per me è diversa. Poi devo dire che nella disgrazia io mi sono sentita fortunata perché ho sentito tante storie. Noi abbiamo avuto delle vicissitudini per l'incidente, per cercare tante cose. E poi la cosa più grossa è quanto al suo affetto, che è quella che ti... Lo strazio. Quello che ti prende. Di non essere lì, forse. Di non essere lì, sì, quella per tanto tempo. Però ci sono state poi delle cose che le ho vissute e quindi ho capito più o meno com'era andata, quindi forse le ho superate. Però la cosa più grossa è stato che ho capito subito, cioè io ho subito detto non è finita qui, è da qualche parte, io devo cercare dov'è. Ed è stata forse la mia fiammella, quella che mi ha aiutato ad andare avanti. Io la mia ricerca, che non è ancora finita naturalmente, io so dov'è, so che secondo me sta bene, certo mi manca. Questo mi manca tutti i giorni. Mi manca soprattutto quando magari ci sono dei problemi che purtroppo la vita ti porta. E ormai Alessandro aveva 29 anni, era un sostegno, era un aiuto. Poi lui, beh, era lui. Io so però anche che da lì è cominciata una sorta di battaglia per voi, no? Una piccola rivoluzione. Ed è proprio di questo che si parla oggi, proprio di questa associazione che poi è stata tirata su, proprio l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Come nasce quindi in un momento così tragico anche nella vostra vita? Sì, se fosse dipeso da me, il problema era chiuso, non mi interessava più nulla e niente.
contrariamente al fatto che sono sempre stata una persona impegnata. Invece mia moglie mi ha trascinato per i capelli e mi ha fatto capire che nella vita bisognava. Io mi emoziono per quello che non voglio parlare, ma in effetti forse sono più determinata, cioè lui è determinato, ma io sono forse la più, diciamo, tosta. È giusto farla per lui questa battaglia che giustamente poi fuori dalle registrazioni mi hanno trasmesso una cosa molto da enigma, un'etica molto che ci accomuna molto con la redazione di Enigma, perché infatti loro ci tengono a precisare che Alessandro in questo caso, come avete notato anche poco fa, è qui con noi, non è andato via, no? È qui, si parla al presente di lui, è giustissimo, è quello che noi facciamo molto spesso anche in trasmissione. Comunque mi diceva, quindi nasce questa associazione? Dunque, praticamente l'associazione era agli albori, erano un gruppo di genitori che avevano iniziato da poco, erano di Roma, io ho subito sposato la causa e mi sono impegnato moltissimo. Adesso sono 12 anni e la differenza che c'è tra mia moglie e me è che lei si fa prendere dei sentimenti, io no. Io divento poi freddo, perché l'associazione ha una sua funzione se riesce a misurarsi con le istituzioni e con la cittadinanza, ma io la cittadinanza relativamente. Io ormai ho capito che bisogna combattere con le istituzioni e poi invece bisogna andare a parlare ai ragazzi, perché i giovani sono il futuro. E ogni tanto ci penso sopra e dico, ma come? Mio figlio è stato ucciso da uno sconsiderato di 20 anni e io vado proprio da questi ragazzi a cercare di fargli capire l'importanza della vita. Fargli capire forse anche che oggi guidare un'auto è come avere un'arma, insomma, essere seduti su un'arma, ma guarda, in certo senso. Le dico una cosa, che nonostante alcuni problemi grossi che ho avuto in questo ultimo periodo, la settimana scorsa sono andato ad Asti, c'è un istituto Arton dove quasi tutti gli anni mi chiamano, no, per fare un incontro con questi ragazzi. E io non parlo tanto, non cerco di... mi sforzo semplicemente di far capire loro che cosa c'è dietro, cosa c'è a monte di questa tragedia. E quello che mi ha, diciamo, fatto capire che devo insistere su questo è stato uno di questi ragazzi che, uscendo, mi ha detto: guardi, io vorrei ringraziarla in modo particolare. Mi ha stretto la mano e mi ha detto: guardi, io devo proprio ringraziarla perché lei oggi mi ha regalato una lezione di vita. E questo mi ha fatto capire qual è il vero senso. Non è tanto l'incidente stradale di per sé che è il cancro, ma è invece l'importanza della vita, la propria e quella altrui. E quando ci si mette sulla strada bisogna avere questo in mente e null'altro. Diversamente l'incidente è dietro l'angolo. Ovviamente in tutta questa storia il ruolo dello Stato, in questo caso del governo, è fondamentale. Perché mi sembra di capire, capiamo anche dalle recenti storie di cronaca che sentiamo tramite i nostri media, che non c'è, c'è un poco supporto, quindi istituzionale. Ecco, io più che lo Stato aprirei proprio a ventaglio il discorso sulle istituzioni in senso lato. Perché la cosa assurda, io dopo 10 anni di impegno, mi sono reso conto che tutto sommato lo Stato ha legiferato, anche se pressato. Per esempio il codice penale è stato modificato nel 2008 e noi abbiamo fatto una battaglia notevolissima, no? Il codice della strada anche. Quindi la legislazione c'è, purtroppo poi si perde, no? Quando si va sul territorio. Quindi quando si arriva nel momento in cui bisogna giudicare. Quindi... Le faccio un esempio banale, no? Si parla sempre che sulla sicurezza bisogna investire, non ci sono fondi, no? Lo Stato ha stabilito di destinare il 50% degli utili, dei proventi, delle multe, da destinarli in modo mirato alla sicurezza stradale. Torino, che brilla come città, no? Eccezionale, ha una media di circa 60 milioni di euro di incasso. Bisognerebbe fargli la domanda: quanto spende realmente sulla sicurezza stradale? Io le do un dato che ormai è fermo a qualche anno fa, perché è difficile stanare le istituzioni. Parlavano di 500.000 euro. E questo le dà il segnale
il tono di come si affronta la problematica. Anche perché l'etica della sanzione, quindi pecuniaria, dovrebbe essere proprio quella, no? Nel senso, insegnare in un certo senso tramite la multa vera e propria con gli autovelox, la vigilanza, eccetera, insegnare quindi all'automobilista tutta una serie di discipline, no? Come la velocità, rispettare il codice della strada, eccetera. Quindi sarebbe anche coerente, come dice lei, destinare questi soldi invece a la speculazione in cose magari anche inutili. Neanche, loro utilizzano questi soldi per sanare i buchi a bilancio, perché questo è il concetto, e allora a un certo punto le multe servono a far cassa, non a questa finalità. Sì, che poi questi bilanci, che poi molte volte sono anche sconosciuti, questo c'è da dire, non sappiamo veramente quali sono questi bilanci. Forse l'Italia è il primato, lanciamo questa polemica oggi, abbiamo questo primato in Italia nei contributi, diciamo, sconosciuti. Sì, ma noi brilliamo specialmente nella negatività. Noi abbiamo la palma d'oro, ad esempio, sulla mortalità di motociclisti in Europa. Tanto per dirle una, no? È vero che da una parte dicono che stiamo migliorando molto, che poi questi dati bisognerebbe andare bene a analizzarli e vedere se sono veritieri, fin dove sono veritieri, no? Perché adesso è diventata anche una risposta più politica che di sostanza, perché in effetti deve succedere il fatto eclatante. Deve esserci l'opinione pubblica che si muove, non c'è. O il genocidio stradale. Esatto. Esatto. Fa sorrido, ma in realtà è grave questo tipo di situazione. Anzi, in realtà, che cosa dice il reato, la legge sul reato stradale oggi, ora come ora? Ma guardi, io devo adeguarmi, perché la nostra associazione si è schierata per l'omicidio stradale, no? Io però personalmente non è che lo condivido molto, proprio per la ragione che dicevo prima. Il codice della strada è stato modificato nel 2008, quindi le pene sono diventate dure. Il vero difetto sta nel manico, come si suol dire. Qual è il manico? Sono i magistrati. Allora, non so se voi vi ricordate, pochi anni fa, forse sono 2 anni, in Corso Peschiera hanno ucciso quel ragazzino di 7 anni, 2 drogati, che hanno impiegato 3 o 4 mesi per rintracciarlo, e ci va un encomio ai vigili di Torino, perché veramente hanno lavorato bene. E si è al corrente di quanti anni gli hanno dato? Gli hanno dato 11 anni di galera, sia a lui che al compagno che guidava. Quindi è stata una pena significativa, no? Per loro? No, ma anche proprio per la collettività, perché se un incidente così... Quindi in sostanza stiamo denunciando il fatto che la legge c'è, ma com'è? Nel 90% dei casi, è vero, viene denunciato il fatto che non vengono fatte rispettare queste leggi. Troppa discrezionalità. Allora, il giudice ha in mano una discrezionalità eccessiva. Forse anche un sistema troppo complicato, magari. Ma diciamo garantista, forse. Forse eccessivamente garantista, e probabilmente le leggi dovrebbero essere più vincolanti, che ci sia un'interpretazione meno discrezionale possibile, in modo che sia ben chiaro. Ma d'altronde, vede, io non mi stupisco più, perché l'altra volta ho sentito che quello sconsiderato che ha ucciso quella donna con un pugno nella stazione di Roma, no? Gli hanno dato alla fin fine, mi pare, 15 anni, è stato dentro 3 anni e adesso è uscito. Allora, diciamo che si spera un po' nella buona condotta, non sappiamo se poi è un fatto morale, quindi un fatto che lo Stato si preoccupi per le persone che vivono magari la carcerazione in un modo un po' anche, diciamo, disastroso, o è semplicemente perché qualche anno fa, diciamo, questo, mi prendo la responsabilità di quello che viene detto oggi in questa trasmissione, sapevamo che qualche politico qualche anno fa si faceva le leggi in modo proprio, no? Insomma, per tutelare i propri interessi, però questo poi ricade proprio a sfavore delle famiglie come voi, che avete perso una persona importante nella vostra vita, no? Come un figlio, un omicidio stradale, chiamiamolo così, perché è importante ricordarsi che ci sono incidenti e incidenti, ma questi sono proprio di negligenza, forse anche importante. Anche il supporto, il confronto con altre persone sicuramente aiuta a sopportare tutto questo, ed è importantissimo anche rivendicare i diritti di queste persone che
ricordiamo, come ci diceva Giuseppe poco fa, sono quasi 4.000 l'anno tra uomini, donne e bambini, sono veramente tantissimi. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, io ringrazio Giuseppe e Concetta per averci raccontato un po' la loro storia. Ricordiamo che sono i presidenti dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada di Torino, quindi della città di Torino. Io li ringrazio ancora, do la linea alla pubblicità e Enigma continua. Ben ritornati in studio, ringraziamo ancora Giuseppe e Concetta e ora però dell'oroscopo della settimana con l'astro guida delle stelle e Cinzia Bosco. Vai! Grazie Gianluca, ciao a tutti, benvenuti nella rubrica Astro Guida delle Stelle. Questo è l'oroscopo della settimana dall'8 al 15 luglio. Ariete, Sole e Marte congiunti, momenti armonici in famiglia e con i figli, Venere vi rende fortunati in amore, possibili nuovi incontri per i single e armonia di coppia. La Luna di fine settimana favorisce colloqui e contratti, energia vitale per gite fuori porta e nella natura. Toro, Venere vi consiglia di pensare alla vostra famiglia, trascorrendo più tempo con loro vi passerà da metà settimana il cattivo umore. Facilitate le comunicazioni per la casa, mentre la Luna vi fa pensare alle vacanze da programmare. Considerate di farle nella natura. Buoni progetti, ma parlatene con cautela. Aspettate fino alla fine della settimana. Gemelli, il vostro pianeta vuole che manifestiate agli altri i vostri talenti diplomatici e mondani. Più dolcezza con le persone che vi stanno intorno e vi farà guadagnare dei punti. La Luna, dal 15, vi regalerà un alone di misticismo che vi renderà più alla portata di tutti, insomma, più simpatici. Cancro. Il Sole vi aiuta ancora e da qualche giorno anche Mercurio vi eviterà qualche gaffe dell'ultimo periodo. Potrete finalmente rilassarvi e iniziare a pensare alle vacanze. La Luna vi farà capire se intorno a voi ci sono amici veri e vi rivelerà eventuali inganni. Maggiore sensibilità. Leone, ancora pazienza per qualche giorno perché Sole e Luna non sono ancora al meglio per voi e nemmeno Mercurio vi aiuta a essere diplomatici, quindi è meglio passare il tempo a passeggiare con il partner e rimandare il resto ancora. L'energia sta per cambiare, preparatevi per le vacanze. Vergine, gli amici vi regalano delle serene serate e vi fanno capire che anche se in questo periodo non riuscite a dare il meglio di voi, loro sono lì ad attendere il vostro miglioramento. La Luna vi farà pensare a viaggi in luoghi lontani e il desiderio di fuga anche dalla realtà vi accompagnerà. Prendete il meglio. Bilancia. Ottimismo, amici con i quali trascorrere belle serate, guardando le stelle e sognando viaggi lontani, amore, romanticismo ed eros. La Luna vi rende malinconici e pensate al passato. Attenti, guardando nello specchietto retrovisore, si rischia di andare a sbattere il muso. Scorpione, tutto vi porta lontano. Il lavoro, i progetti di studio, i contatti con gli amici per viaggi in altri luoghi. Venere vi rende fortunati, anche colloqui di lavoro all'estero. Programmate viaggi, basta che tutto sia verso qualcosa di nuovo e lontano, sia in senso fisico che spirituale. Sagittario, chiudere e trasformare, queste sono le parole d'ordine. Il vostro ottimismo è un po' latitante, come voi, basta che non manchi la giusta prospettiva. Sentite nell'aria arrivare quello che sarà per voi uno degli anni più importanti della vostra vita, lungimiranti. Capricorno, il matrimonio dà piccoli segnali di cedimento, non date peso e stanchezza e le vacanze aggiusteranno tutto. Molto presto vi sentirete nuovamente romantici,
Venere vi aiuta a chiudere con il passato, soprattutto con le vecchie storie. La Luna, fino al 15, potrebbe darvi intuizioni lavorative. Acquario. Ultimi giorni di tensione e poi sole, mare e montagna, nello scorcio finale sarete aiutati da una naturale lucidità mentale che vi renderà tutto facile. Anche la Luna dal 10 vi strizza l'occhiolino e andrà tutto meglio. Affetti un momento magico, potrete progettare il futuro e le coppie datate avranno qualche emozione imprevista. Siate allegri! Pesci! Centro dei vostri pensieri e progetti, casa e lavoro, sotto il segnale positivo di questa Venere, amica anche per l'amore. Il rapporto con i figli, passato e tradizione sono spunti per programmare vacanze con amici datati, quelli di sempre. La Luna esalta la vostra creatività e il vostro estro. Eccoci dunque alla fine di questo oroscopo. Ripasso la parola a Gianluca e vi saluto e vi do l'appuntamento la prossima settimana. Ciao! Ben ritornati in studio, ringrazio Cinzia Boscolo e l'Astro Guida delle Stelle. Vi invito ovviamente a fare buon uso dei suoi consigli, ovviamente l'Astro Guida delle Stelle tornerà mercoledì prossimo. Vi ricordo come sempre la nostra replica venerdì qui alle 22.30 sul canale 18 del videogruppo Piemonte. Vi auguro buona settimana a tutti e vi ricordo come sempre che siete anche voi liberi di poter scoprire. Buona settimana a tutti!